La situazione è quella di un'area vasta che ha subito un grande incendio, il secondo in 3 estati. Io l'ho definito subito un disastro annunciato questo, perché abbiamo denunciato tanto alla Regione Lazio la condizione in cui versa quello spazio, quell'area. La Regione non è intervenuta, anche se è competente su quegli spazi, perché le aree collinari sono in gestione alla Regione Lazio. Cosa chiediamo alla Regione? Chiediamo di innanzitutto ottemperare all'ordinanza del Sindaco, che ha imposto con appunto l'ordinanza di domenica l'intervento di rimozione e smaltimento dei rifiuti, e poi però chiediamo di fare un passo in avanti, di bonificare l'area, di riqualificarla e realizzare un nuovo parco fluviale. Questo municipio ha 2 parchi fluviali, è l'unico a Roma, gli unici 2 parchi fluviali di Roma si trovano in questo municipio, il Parco Tevere Magliana e il Parco Tevere Marconi. L'area che è andata a fuoco è quasi confinante col Parco Tevere Magliana. Chiediamo alla Regione di investire per estendere il Parco Tevere Magliana e creare un grande parco fluviale. È un modello che funziona, è un modello vincente. Questa prima risposta della Regione può essere un punto di partenza da cui lavorare? Assolutamente, noi abbiamo apprezzato la dichiarazione dell'assessore regionale Ghera ieri, che ha dichiarato finalmente che la Regione Lazio interverrà facendo seguito all'ordinanza del Sindaco per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, quindi bene, bene la dichiarazione, adesso chiediamo di farlo presto e, ripeto, di investire risorse per realizzare un grande parco fluviale. Quali sono i piani futuri per il territorio? Allora, la presenza di roghi tossici è costante. Come ho detto nel mio intervento nella manifestazione, è avvenuta prima e dopo l'incendio, avviene in estate, avviene in inverno, avviene sull'argine all'altezza di Magliana e anche in altri punti della città, lungo il corso del fiume Tevere. Quindi i roghi tossici sono un fenomeno diffuso che è stato portato all'attenzione del prefetto di Roma, che ha convocato ben 3 volte negli ultimi 10 mesi il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare proprio il tema dei roghi tossici. È evidente che c'è bisogno di interventi complessivi che tengono dentro tutte le sfaccettature, tutte le competenze delle istituzioni, a partire da quelle della Regione che è competente sull'area, ma anche attraverso l'intervento dei servizi sociali, l'intervento della polizia locale, gli interventi di tutte le istituzioni possono consentire di continuare sul modello dei parchi fluviali. Questo è l'obiettivo, quello di rimuovere i rifiuti, bonificare l'area, riqualificarla e consegnarla alla fruizione pubblica dei cittadini, insieme istituzioni e cittadini.